Salve, benvenuti a Zoom In. Questa volta puntiamo la nostra attenzione sul comune di Pineto perché ieri sera è stato approvato un importante documento, di fatto il nuovo piano agricolo del comune pinetese. E ne parliamo con il massimo rappresentante del comune di Pineto, vale a dire il primo cittadino Luciano Monticelli. Buongiorno. Allora, il piano agricolo, uno è sempre portato a pensare che Pineto, essendo sul mare, insomma, turismo, insomma, l'agricoltura, è un elemento così lontano. Non è così, invece. Non è così perché il provvedimento che abbiamo approvato in Consiglio Comunale tratta di una variante parziale del piano regolatore agricolo che comprende comunque l'82% del territorio pinetese. Quindi al di là di essere una città di mare, comunque ha un impianto, così come dire, urbano e agricolo molto importante. Ripeto, su 37 km quadri, l'82% ha interessato questo provvedimento l'area agricola. Ed è un piano che, diciamo così, quali sono i punti nodali di questo piano? Perché questo piano Allora, per la città di Pineto è è importante? importante perché c'è una parte collinare retrostante di quell'area marina che noi vogliamo per forza di cose, perché è un nostro credo amministrativo, politico, perché l'abbiamo portato anche a cavallo entrambe le due legislature, la prima e la seconda, quindi è una discussione ormai che viene da alcuni anni, perché c'è bisogno in questo momento storico di fare molta attenzione sulla questione urbanistica. Sappiamo tutti quali che sono gli appetiti e la voglia di dover urbanizzare tutto e costruire il tutto. Quindi c'è una certa prevenzione sul territorio, evitare di mangiare altro territorio su unità abitative, e quindi abbiamo fatto un ragionamento che parte da lontano. Parte appunto su quello che dà oggi, su quello che offre l'area agricola. Su 30 km quadri abbiamo interessantissime case coloniche, ne abbiamo censite 53, cui si possono vedere anche nella scheda, addirittura alcune attenzionate alla Biennale di Architettura di Milano. Sono delle tipologie particolari cui noi riteniamo che siano delle ricchezze sul territorio. Quindi guai a fare quello che è stato successo poi negli anni 60-70, l'abbattimento di queste case coloniche, poi rifarle in tutt'altra maniera, col cemento armato, con l'alluminio, cose non caratteristiche della nostra collina. A volte ci spingiamo molto nel dare giudizi sulla Toscana, sul Trentino, ma noi abbiamo un patrimonio che in qualche maniera può preservare e portare questa idea di abitazione nelle case di campagna. Ecco, che cosa i proprietari appunto di queste case molto particolari, come diceva anche sotto il profilo artistico, che cosa ci si può fare? Ma innanzitutto sono case coloniche, quindi se vogliono mantenere l'attività agricola per quello che sono nate, questo si può benissimo fare. Ma abbiamo allargato, perché capiamo tutto e sappiamo benissimo che oggi l'agricoltura ha delle difficoltà, anche se c'è una certa ripresa, soprattutto sull'occupazione nelle attività agrarie. Possono fare anche attività ricettive, piccole bed and breakfast, ma anche piccole laboratori artigianali. Noi ne abbiamo uno in particolare, Contrada Cavone, che è sotto il borgo antico di Modignano, dove quasi è abbandonato, ci sono all'interno 20-30 fabbricati particolari, bellissimi, e qui c'è la possibilità anche di creare l'albergo diffuso, quello che oggi viene chiamato nel borgo antico, di dare la possibilità a tutti di far ripartire. E c'è anche qui una piccola premialità perché dobbiamo dare possibilità anche a chi fa attività ricettiva di ampliare leggermente, fare anche delle attività sportive, ma dove si vada a creare delle attività sportive, parlo del campo da tennis o da calcio o di piscina, deve essere comunque ben coperta, ben mascherata con Che non sia alberature che d'impatto non sia di sull'ambiente. impatto, addirittura poi esiste anche il piano colore, esiste tutta una serie di provvedimenti in cui non può uscire fuori dai canici di quelle che sono le unità abitative particolari della sezione abruzzese. Guardate che molte volte non si tiene conto, ma questo tipo di tipologia di costruito in campagna è particolare, molto attenzionata anche dai tecnici illustri di fama internazionale che fanno studi appunto sulle nostre case coloniche. C'è anche un altro aspetto importante di questo piano agricolo. Uno, se si trova a Pineto a passeggiare sulla riviera e guarda le prime colline, insomma, lì non cambierà più nulla.
No, il piano agricolo pronto prevede nella quinta collinare che va dalla zona di Scerni di Pineto, dal trono del Mercatone, fino a Torre Cerrano. Lì è la quinta collinare che, come diceva lei, dal mare si può vedere la collina, sarà di totale inedificabilità. Anzi, nella zona di Torre Cerrano già eravamo intervenuti alcuni anni fa con un provvedimento in cui si escludesse totalmente la possibilità di edificatori. Fu un consiglio comunale molto sofferto, perché c'erano i proprietari terrieri che vennero a fare, insomma, in quel cammino, a lamentarsi questa nostra scelta. Ma oggi, dopo tanti incontri, dopo tante riunioni, hanno capito l'importanza di preservare il territorio. Oggi un territorio è ricco se non ha nulla. Non è questa una contraddizione, ma è un valore aggiunto il fatto di avere poco e fare delle attività. E comunque chi intende svolgere l'attività di imprenditore agricolo non è detto che non possa fare nuova costruzione sulle sue proprie terreni, perché è possibile, ma questo passerà nell'assise civica del Consiglio Comunale, nel senso che chi vorrà attivarsi e diventare agricoltore professionale dovrà presentare un piano di sviluppo aziendale, che è già difficile per sé averlo, ma comunque quella delibera di concessione per nuova unità abitativa nella zona agricola dovrà essere approvata in Consiglio Comunale prima di avere la concessione edilizia. Quindi massima trasparenza. Quindi sì, massima trasparenza, ma massima attenzione e massima, come dire, impossibilità di usufruire il territorio e mangiare altri territori. Noi abbiamo zone, e questo lo stiamo già discutendo nella variante generale, sulla parte urbana. È normale che Pineto debba portare qualche porzione di fabbricato in più, ma certamente non può essere nelle zone agricole, nelle campagne, perché a volte poi c'è un altro provvedimento in cui sfugge ai più, che quando si vanno a creare piccoli nuclei nelle zone agricole, poi siamo costretti noi amministratori a portare tutti i servizi. Dall'illuminazione, dalle strade, quindi molte spese in più. Molte spese in più, quando invece ci sono degli abbattimenti, appunto perché si va a vivere in campagna, diciamo. Questo piano, dunque, possiamo dire che ha avuto anche un momento di concertazione? Soprattutto concertazione al di là con tutti i partiti politici, ma anche soprattutto con gli operatori del settore. Noi, ma anche con le confederazioni degli agricoltori, c'è stato un lungo iter che ha portato una grossa discussione all'interno sia della maggioranza ma anche delle forze. Io ricordo a tutti che prima di iniziare il percorso della variante generale del piano regolatore abbiamo fatto molti incontri sul territorio, addirittura abbiamo nelle nostre carte tutta una serie di richieste che facevamo ai cittadini e non solo, ma anche ai turisti. Quindi abbiamo tutto un carteggio cui i cittadini e i turisti chiedono che cosa vogliono fare sulla revisione del piano regolatore, quella che noi definiamo la democrazia partecipativa. E comunque alla fine si è tracciato questo iter che porterà sicuramente a un miglioramento, un'attenzione migliore, ma soprattutto a una valorizzazione di questi siti, perché avere questi 53 case coloniche oggi al più sconosciuti invece potrebbe essere una importante immagine per la nostra comunità. Pineto vive su aspetti ambientali molto forti, quindi non potevamo non essere o continuare quella linea politica che ci siamo già quindi avuti negli anni. Insomma. Immagino che i proprietari della trentina di casolari o comunque di edifici che si trovano in Contrada Cavone sono stati particolarmente come dire, soddisfatti da questo piano agricolo per le possibilità future proprio di quella zona sotto il profilo di ricettività. Certo, perché oggi può solamente avvenire in quel luogo, anzi fino a ieri poteva avvenire solamente un recupero. Oggi, oltre al recupero, diamo la possibilità anche di fare attività, come ho detto prima, sia anche piccolo artigianale, perché non è detto che un piccolo artigiano deve essere una zona industriale, purtroppo a volte molto grigia, squallida, con una questione di vivibilità anche molto bassa. Io prendo l'esempio anche di un noto imprenditore italiano che fa le maglie, di cui ha acquistato un borgo intero, dove addirittura lavora un maglificio molto artigianale, ma addirittura i loro propri dipendenti hanno una mensa, hanno un asilo all'interno di questo borgo. C'è una dimensione di vita di molto diversa. Un borgo, quindi. Un borgo, quindi non è detto, oppure si può, quello del cosiddetto albergo diffuso, dove si può vivere con la natura, con tutto. Quindi aperti alle idee, insomma. È un punto. Ma si può mantenere anche quello che oggi è normale. Certo. Dunque,
Diciamo che l'amministrazione comunale di Pineto è sempre stata molto attenta al discorso ambientale, perché appunto questo poi anche ne è un'ennesima testimonianza. Si è parlato nei mesi e anni scorsi del rischio di petrolizzazione. A proposito, a che punto siamo su questo fronte? Ma dagli incontri fatti in questi ultimi tempi, soprattutto con le associazioni ambientaliste, pare che un primo passaggio, noi abbiamo il problema della Petroceltic sulla Torre di Cerrano, pare che ci sia stato in un primo passaggio, in un primo incontro ufficiale al Ministero dell'Ambiente, un primo diniego della petrolizzazione, ma questo comunque ormai non ci basta più, perché la questione del petrolio non interessa solamente la città di Pineto, ma tutto l'Abruzzo, come voi sapete benissimo. Ormai abbiamo creato quella rete di sindaci, di amministratori, di associazioni in cui ci difendiamo l'uno con l'altro, appunto per evitare che questo possa arrivare in Abruzzo. Sempre a proposito ambientale, le devo fare i complimenti perché lei ha avuto una recente nomina da parte dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Ci vuole dire di che si tratta? Sì, si tratta del tavolo di lavoro che la Regione Abruzzo, insieme all'ANCI, alla Lega delle Autonomie, Federconsumatori e ambientalisti, sulla questione dei rifiuti. C'è un momento particolare della nostra città che sta vivendo anche una forte contrapposizione politica con la Regione Abruzzo, perché abbiamo sollevato il problema dei Guglionesi, cui adesso non voglio parlare perché porterebbe troppo tempo, sulla questione delle discariche, che prima o poi ci accorgeremo del disastro che sta arrivando in Abruzzo, di cui la politica non riesce a dare delle risposte. È stato creato questo tavolo, sono stato nominato dall'ANCI, perché l'impegno di questo tavolo sarà quello di portare dei progetti all'attenzione della Regione Abruzzo per ridurre il carico di rifiuti, e quindi cercheremo di fare delle proposte interessanti. Quindi però, voglio dire, è un argomento molto delicato, perché come diceva lei non c'è ancora, se vogliamo, una vera e propria emergenza, cioè dall'oggi al domani, per quanto riguarda il discorso dei rifiuti, ma non è che ci siamo molto lontani, perché già per esempio all'inizio di quest'anno, quindi parliamo di pochissime settimane fa, si era creata un'emergenza a Lanciano e dintorni nella zona frentana, si è messo una pezza, ma insomma a furia di mettere le pezze poi rischia l'esplosione del problema. Sulla questione rifiuti noi dobbiamo dire una cosa molto semplice, che venendo a mancare una certa competizione, una certa, come posso dire, possibilità di scelte, poiché non lo dico io ma lo dicono tutti che l'unico proprietario in Abruzzo è un certo Dizio, è normale che si crei poca concorrenza. Noi rischiamo, noi comuni, Pineto purtroppo insieme al consorzio Piombafino ha rischiato, ha pagato per molti mesi la spazzatura a 180 euro a tonnellata, dove c'era la possibilità di andare a Guglionesi a 90 euro. Adesso non voglio riprendere questa polemica perché già ne abbiamo fatto parecchio, io ho chiesto l'accesso agli atti della Regione Abruzzo e quindi continueremo su questo percorso. Non c'è, secondo me, non c'è stata la volontà politica di risolvere, secondo me non se ne vede ancora dove si va a parare. Ricordo a qualcuno che nella provincia di Teramo fu costituito l'ADA, lato unico, l'unico forse della regione, no, sicuramente l'unico in Abruzzo costituitosi. Oggi la legge sulle milleproroghe dà ancora un anno di tempo per attivarsi, però sul tavolo dei sindaci della provincia di Teramo non è arrivato nulla, non c'è ancora nulla. Abbiamo la discarica di Atri che ancora tarda ad arrivare alla riapertura, ma sono 90.000 metri cubi. Noi crediamo, e di questo ne sono orgoglioso, perché a Pineto già lavora ufficiosamente, ma fra qualche settimana, massimo un mese, apriremo una bella piattaforma ecologica che è costata 700.000 euro alle casse comunali, dove verrà ulteriormente lavorato il differenziato. In che zona questo? Zona industriale di Cerne di Pineto, dove faremo ulteriormente raccolta differenziata, soprattutto sulla zona industriale, dove si attuano dei processi, secondo me, innovativi. Credo su questo Pineto, ecco, forse il riconoscimento da parte dell'ANCI, perché sono 5 anni che facciamo la raccolta differenziata porta a porta, qualcuno non se ne è accorto nella Regione Abruzzo, perché... Che percentuale siete arrivati? Noi tocchiamo circa il 60%, noi facciamo... Che per un centro che non è piccolino è una bella quota. Non è piccolino, perché qui bisogna anche dire un'altra cosa, noi raggiungiamo presenze certificate nell'anno 2008, dico il 2008 perché poi ci sono stati gli aquilani che è il problema. Abbiamo registrato circa 700.000 presenze di turisti. Voi immaginate quanta difficoltà si ha nel fare la raccolta differenziata, soprattutto nei campeggi d'estate. Quindi
è equiparata a una grande città. Purtroppo c'è in regione che qualcuno che non si accorge che Pineto e tante altre comunità, posso parlare di Torano, Giulianova, San Salvo, che fanno raccolta differenziata, ma in maniera anche un po' provincialotta, mi passi il termine, indica come città che sono arrivate da poco tempo a fare la raccolta differenziata, dove nel centrodestra, purtroppo sono parole di Gianni Chiodo, il mio presidente, sostiene che l'unica parte dove si fa la raccolta differenziata sono i comuni di centrodestra. Questo purtroppo lascia immaginare la poca conoscenza che si ha del territorio. Ripeto, sono 5 anni, nel 2008 Pineto è stato comune riciclone, e quindi ne siamo orgogliosi e credo di fare anche... Peraltro c'è un dato, mi viene da dire, perché ci abito, Montesilvano è una città retta da una maggioranza di centrodestra, la differenziata sta ancora all'anno zero, questo ma io come nota. Questa polemica non l'ho innescata, è un qualcosa che dice il Presidente Chiodi, sinceramente ci dispiace, perché se non si sa che Pineto è da 5 anni che fa la raccolta differenziata, non è un problema mio, non è una mia mancanza. E quindi, ma lasciamo perdere le polemiche, lascio il tempo che trovo. Noi comunque su questo ci lavoreremo, porteremo nel tavolo della discussione, sul tavolo regionale, appunto, che c'è possibilità di arrivare. Guardate, qui dobbiamo sempre cogliere e imparare dagli altri. Il trattamento meccanico-biologico è una cosa molto semplicissima, quello di spacchettare il rifiuto, addirittura si arriva anche all'80-90% di riciclabile. Noi sono queste le operazioni che dobbiamo fare. Noi, chiudo qui su questo argomento, il 1 gennaio abbiamo scritto ai commercianti pinetesi perché dal 1 gennaio 2011 va in vigore la nuova legge che non può essere più utilizzato le buste di plastica. Adesso tutti dobbiamo fare la nostra parte. Noi abbiamo dato un periodo di tempo per organizzarsi, ma a febbraio inizieremo un controllo sul territorio, perché anche qui aiuterebbe molto, oltre alle nostre casse, perché siamo noi che diamo i sacchetti in amido di mais, ma soprattutto aiuta il cittadino che più deve essere l'elemento portante della raccolta differenziata ad andare avanti su questo percorso. Chiudiamo, se vogliamo, in bellezza, in relax. Lei è una persona che come sindaco è sul fronte, perché poi in realtà al di là dei parlamentari, dei consiglieri regionali e via discorrendo, chi è davvero sul fronte in prima linea sono i sindaci, perché hanno il diretto contatto poi con i cittadini, con le loro problematiche, spesso con problematiche quotidiane. Quindi il lavoro dei sindaci, come dico sempre, è davvero tosto, soprattutto in questo periodo. Soprattutto in questo periodo e soprattutto avendo poche disponibilità economiche con cui fare. La finanziaria mi ha tagliato quasi 400.000 euro. Che insomma non è certo, non sono certo bruscolini. E noi facciamo pagare 1,70 euro al metro quadro sulla tariffa delle civili d'abitazione. Poi però mi costringono ad andare o a Cerratina a 150 al metro quadro, a 150 euro a tonnellata, 180 euro quello che succedeva al CIRSU. Non è una cosa da poco neanche questa. E quindi dicevo, lavora tanto, un po' tutti i sindaci ovviamente, come anche lei, magari la domenica ci si rilassa un po', ci si rilassa meglio domenica prossima perché c'è un evento, no? Sì, doveva essere domenica scorsa, però anche lì noi siamo stati impegnati perché abbiamo aperto un attimo il centro operativo comunale perché c'era nella nostra regione calamità che in qualche maniera hanno riguardato leggermente anche Pineto. Domenica c'è la fiera di Sant'Agnese, ormai sono tanti anni che si fa, richiama 130 espositori da tutta l'Abruzzo, anche fuori Abruzzo, ci sono centinaia, migliaia di visitatori, invito tutti qui, quindi questa trasmissione, a essere presenti a Pineto domenica, dove, ripeto, doveva essere fatto il giorno di Sant'Agnese, perché Sant'Agnese capita il 21 di gennaio, la prima domenica utile era il 23, ma per motivi di tempo è stata rinviata a domenica prossima. Quindi credo una delle fiere molto importante e molto seguita dai cittadini. Sperando in una bella giornata di sole che non guasterebbe. Io la ringrazio, sindaco Luciano Monticelli, sindaco di Pineto, buon lavoro, grazie. In bocca al lupo per le prossime cose. E grazie a voi che ci avete seguito sin qui. Arrivederci.